libertà e fedeltà non si oppongono l'una all'altra, anzi si sostengano a vicenda, sia nei rapporti interpersonali sia in quelli sociali. Infatti pensiamo ai danni che producono nella civiltà della comunicazione globale l'inflazione di promesse non mantenute in vari campi e l'indulgenza per infedeltà alla parola data e agli impegni presi. Dinanzi ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, Papa Francesco ha messo a fuoco il tema della fedeltà dell'amore, un onore che oggi appare molto indebolito perché da una parte si coltiva un malinteso diritto di cercare la propria soddisfazione a tutti i costi e in qualsiasi rapporto e dall'altra si affidano esclusivamente alla costrizione della legge i vincoli della vita di relazione e dell'impegno per il bene comune. Il pontefice ha tuttavia chiarito che l'amore è libero e che la fedeltà alle promesse è un vero capolavoro di umanità, esaltando i tempi in cui bastava una stretta di mano per stringere un accordo. Occorre dunque restituire onore sociale alla fedeltà dell'amore e ricordare che senza libertà non c'è amicizia, non c'è amore e non c'è matrimonio. L'onore alla parola data, la fedeltà alla promessa non si possono comprare e vendere. Non possono costringere con la forza, ma neppure custodire senza sacrificio. Nessun'altra scuola può insegnare la verità dell'amore se la famiglia non lo fa. Nessuna legge può imporre la bellezza e l'eredità di questo tesoro della dignità umana se il legame personale fra amore e generazione non la scrive nella nostra carne.